Grazie Presidente, sono contento che diciamo, la scelta di chi debba rispondere alle interrogazioni sia diciamo, da attribuire alla minoranza e la Giunta non abbia la possibilità di decidere chi deve rispondere, ma proverò a rispondere alle domande, ma prima vorrei fare un discorso più generale, cioè un discorso che parla della responsabilità. Noi ci sentiamo responsabili per quello che è successo, la responsabilità ce l'assumiamo. Ci sono tante cose che abbiamo letto sulla stampa con cui non sono affatto d'accordo, ma ce n'è una su cui sono d'accordo, sul fatto che delle scuse sono dovute da parte dell'amministrazione e sento di doverle fare io. Questo ai tifosi e alla città. Noi non vogliamo scaricare nulla addosso a nessuno, la responsabilità per qualunque atto è sempre politicamente dell'amministrazione. Sulla vicenda dello stadio però è stato necessario fare anche una ricostruzione cronologica dei fatti che è stata riportata in modo estremamente frammentario anche stasera, perché quando siamo arrivati a giugno 2017 ci siamo trovati un verbale agibilità datato 2015 e tutti i consiglieri di opposizione hanno ribadito che lo stadio era perfettamente agibile, quindi c'è anche una rivendicazione, un vanto del fatto che l'agibilità del 2015 permette di giocare in piena sicurezza. Dopo dei mesi arriva una lista di quasi 100 prescrizioni e un verbale di inagibilità dell'impianto. Sì, nel frattempo eravamo stati messi a conoscenza della necessità di realizzare i varchi. Sì, questa è la responsabilità che ci prendiamo e che mi prendo in prima persona, che è una delle quasi 100 difformità riscontrate dalla Commissione Comunale. 100. Da qui la necessità di ricostruire un po' la storia dell'impianto per avere un minimo di quadro della situazione. Questa storia ci dice che dal 2005 al 2015 lo stadio è sempre stato inagibile ed aperto in deroga, nonostante un lungo elenco di difformità. Molte di queste difformità, curiosamente, sono analoghe a quelle ricevute un mese fa. Sono le stesse, cioè erano nel 2005 e sono ricomparse nel 2015. Nel 2015 è stato dichiarato invece agibile e tale è rimasto fino allo scorso settembre. Il tutto senza che nessuno di questa amministrazione insediata sia a giugno 2017 sia mai andato nottetempo allo stadio a smantellare o danneggiare le strutture, a restringere le vie di fuga, a chiudere le uscite di sicurezza, perché evidentemente è questo, dal 2015 al 2017 cioè questa amministrazione in quest'anno è andata nottetempo a restringere le vie di fuga e a ostruirle. Di più, a marzo 2017, come ricordava qualche membro, le commissioni lavori pubblici e sport in seduta congiunta hanno effettuato un lavoro, un sopralluogo. Era presente ovviamente anche l'opposizione e come risulta dai verbali, tutte queste gravi criticità che un mese fa sono emerse, non sono emerse, anzi è emersa la necessità di effettuare i varchi e c'è stato l'impegno di farli il prima possibile. Sui varchi, la criticità principale di cui eravamo a conoscenza erano proprio i varchi. Quando si parla del carteggio, accusando quasi di essere stati distratti come se ci fosse stata chissà che cosa scritto in quei carteggi, sostanzialmente c'erano due cose scritte nelle carte che sono state anche riportate. I varchi e un fabbricato chiamato impropriamente palestra. Il fabbricato chiamato impropriamente palestra è stato sanato con una procedura ordinaria dalla società e dagli uffici del comune ed è scomparso dal radar, però è chiaro che se uno vede solo il primo documento e non segue poi l'andare della vicenda è portato a pensare che sia una criticità ancora in vigore, cosa che non è. Mentre quella dei varchi è vero, avevamo stanziato 200.000 euro per realizzarli, pensando di avere più tempo a disposizione. In questo caso io sono assolutamente d'accordo con sostanzialmente tutti, ma soprattutto il consigliere Vannucci ha espresso le parole più adatte. Abbiamo sottovalutato la criticità dei varchi, perché i varchi non c'erano neanche prima, non c'erano nel 2015. Potevamo e dovevamo essere più veloci e di questo io sono responsabile e di questo io chiedo scusa a tutti i tifosi e alla città. Ma sostenere che lo stadio è stato chiuso perché non abbiamo realizzato i varchi non è corretto, è sbagliato, è una falsità, perché la lista delle 100 prescrizioni, i varchi sono una prescrizione, la lista delle 100 prescrizioni consegnata lo scorso settembre è composta da tantissime difformità e i varchi da soli non sarebbero stati un motivo sufficiente a decretare la chiusura dello stadio. Ciò non toglie che noi avremmo dovuto farli in tempi più celeri, questa responsabilità ce la prendiamo. Ho
Parlando delle deroghe, dire che all'indomani della dichiarazione di inagibilità del 19 settembre sarebbe bastata una deroga del sindaco per consentire l'ingresso del pubblico è una pericolosa semplificazione volta solo a esacerbare gli animi della città e dei tifosi. La lista delle prescrizioni era talmente lunga e complessa e riguardava aspetti della sicurezza delle persone, non erano delle difformità che erano cosmetiche, erano delle difformità che parlavano della sicurezza. Per aprire in deroga in quel momento avrebbe violato prescrizioni che riguardavano incolumità di pubblico e anche giocatori. Per questo in quei giorni lo stesso procuratore, che tanti hanno tirato per la giacchetta, si è pronunciato sulla stampa locale con queste parole, e io non riporto quello che magari l'amministrazione si dice col procuratore perché è scorretto, io riporto quello che leggo sul giornale di un'intervista al procuratore. Il procuratore, parlando delle deroghe sullo stadio, dice: io farei esattamente come ho fatto col teatro Animosi, il Guglielmi e il Beach Club quando fosse coinvolta la sicurezza delle persone. Questo ha detto. Quindi cercare di tirarlo per la giacchetta con delle invenzioni è molto scorretto, e però fa parte chiaramente di una linea comunicativa. Però parliamo di oggi, questo riguardava quello che è successo, è più interessante parlare dell'oggi. Le prescrizioni riguardanti l'incolumità sui luoghi di lavoro, e quindi parliamo dell'altezza del sottopassaggio, l'impianto a gas che era una delle più importanti, e tutta una serie, il locale infermeria, tutta una serie di altre attività sono già state realizzate e adempiute e verificate attraverso il verbale dei Vigili del Fuoco che ha consentito alla Carrarese di giocare domenica scorsa, purtroppo a porte chiuse. Però questo ha chiuso il primo lotto di difformità che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo mercoledì il progetto di adeguamento verrà presentato alla commissione, verrà inviato alla commissione competente, quindi la commissione comunale riceverà il progetto questo mercoledì, dopo che ci sono stati tutta una serie di incontri che sono necessari con le varie istituzioni, perché un progetto di uno stadio è una cosa complessa, soprattutto ci sono tantissimi documenti che sono anche in contraddizione tra di loro, e quindi non è automatico prendere una strada e arrivare dritti alla meta velocemente, c'è bisogno di un confronto con tutte le autorità competenti da parte del progettista, e questo percorso terminerà mercoledì con l'invio del progetto che poi sarà reso velocemente disponibile. Noi speriamo di riuscire a convocare la commissione per l'esame progetto già giovedì. A questo punto chiaramente noi potremmo procedere con la richiesta delle deroghe secondo quella roadmap che abbiamo condiviso con sia il prefetto che con i Vigili del Fuoco. Una cosa che ci può essere rimproverata: abbiamo sbagliato forse ad alimentare delle speranze. Sì, e questo forse il mio ottimismo è stato esagerato, e anche di questo io mi sento responsabile, perché a volte si cerca di gettare il cuore contro l'ostacolo e poi si sbatte contro l'ostacolo. Questa è una missione che ogni tanto è anche salutare, quindi è bene farla, e la faccio non volentieri, ma mi sento che sia giusto farla. Quindi da questo punto di vista direi che mercoledì sarà pronto il progetto col cronoprogramma, verrà sottoposto a tutte le autorità, e il resto del percorso dipende anche dalle successive valutazioni dell'altra autorità, che si sono tutte dette disponibili alla collaborazione, e in questo noi speriamo che questa collaborazione possa proseguire. Venendo a un paio di risposte puntuali che però è importante capire, è che se si parla di manutenzione ordinaria dello stadio in una convenzione, qua rispondo a quello che diceva la consigliera Andrea Zoli, nella convenzione è prevista la manutenzione ordinaria, non sono previste delle opere di manutenzione straordinaria. Quindi la convenzione con la Carrarese di cui si parlava per la stipula del mutuo, quando c'è stata l'accollo del mutuo da parte del comune, di cui però parlerà sicuramente meglio di me qualcun altro, si parla di manutenzione ordinaria, ma la manutenzione ordinaria non è la manutenzione straordinaria, quindi questa cosa è importante ricordarsela. E la realizzazione, anche la realizzazione, anche facciamo completare l'assessore, prego. Grazie Presidente.
Quindi, altra cosa, sulla confusione tra agibilità e CPI, su questo invece no, non c'è nessuna confusione. È chiaro che l'agibilità ha come prerequisito il CPI, che è il certificato di prevenzione incendi. La durata del CPI è 5 anni, l'agibilità non ha scadenza. Non è che ogni 6 mesi l'agibilità mi scade e devo rifare, quindi non c'è nessuna confusione da questo punto di vista. Quindi è bene ricordarlo, perché no, è bene ricordarlo perché se no... Non interrompiamo. Rispondendo invece alla domanda specifica del cittadino, possiamo dire che in questa fase il progetto, che di questa settimana, non prevederà anche la tribuna, ma ci sarà immediatamente dopo una nuova versione del progetto che la prevederà. Questo perché gli step prevedono prima l'apertura di una parte dello stadio e poi successivamente il progetto anche della tribuna. Ora, su questo i tempi dipendono troppo dall'interazione con le altre autorità, quindi non posso dire quando sarà la prima partita della Carrarese. Mi piacerebbe veramente avere la data da dirvi, ma diciamo con l'ottimismo mi sono già scottato, quindi in questo momento cerco di rimanere prudente. Grazie. Grazie Assessore Raggi.